Buonasera a tutti, Super Basketball quest'anno fa un po' di diciamo di screening dell'attività di quelle società che vanno a giocare anche con le loro giovanili, soprattutto fuori regione. E oggi parliamo di Scuola Basket Diego Bologna, che è impegnata in particolare nell'Under 18 d'eccellenza fuori in Liguria, in Toscana, e con noi c'è coach Massimiliano De Santis. Buonasera a tutti, ciao Bruno. Buonasera. Ciao, grazie per aver accettato l'intervista. E, dicevo, partiamo magari appunto dalla società, perché il nome, almeno Diego Bologna, magari ricordiamo anche chi era Diego Bologna, è uscito fuori qualche anno fa, però in realtà la società esisteva già da prima. Sì, sì, sono una società, me ne vanto sempre, è una delle società più vecchie d'Italia, sono la matricola 173. Ultimamente è uscito un articolo anche sulla stampa nazionale di Cantù, che è la società più vecchia d'Italia, mi pare che sia 118, qualcosa del genere come matricola, quindi siamo affiliati in quegli anni lì, cambiata la denominazione 4 anni fa, diciamo che la società prima era l'ex CRDT, DLF, insomma, ha assunto un po' di denominazioni varie perché purtroppo ci avevano cacciato dalla palestra dove abbiamo fatto attività per tantissimi anni, e quindi abbiamo dovuto un po' cambiare denominazione in base a dove riuscivamo a lavorare. Sì. L'abbiamo tenuta in piedi e poi, insomma, 4 anni fa siamo ripartiti un po' dalle ceneri del dopolavoro ferroviario che permetteva di fare attività giovanile. Abbiamo preso in mano, diciamo, la parte maschile, quello che rimaneva prima del passaggio ad Arcola, di tutta la parte del DLF che è andata ad Arcola, e siamo ripartiti da lì, e dopo un anno abbiamo cambiato questa denominazione dedicandola a Diego, che, insomma, per me è stato un figlioccio, era uno dei nostri allenatori, ha allenato con me alla femminile per tantissimo tempo, una persona stupenda, squisita, che incarnava un sacco di requisiti positivi, e quindi era una cosa che avevamo un po' tutti nel cuore, e l'abbiamo fatta con grande volontà, e sono molto contento che adesso, insomma, questa denominazione vada anche un po' in giro per l'Italia, non solo in Liguria. So che anche i genitori, Franco, insomma, molto vicino a noi, ci segue sempre con affetto, quindi sono veramente questo ragazzo che ho nel cuore da quando è successo, da quando è deceduto, e quindi siamo veramente felici di questa cosa tutti, perché poi era veramente un amico di tutti, un ragazzo straordinario, oltre a un allenatore straordinario che sarebbe diventato, avrebbe fatto sicuramente grandi cose, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi salutiamo allora la società. Salutiamo la famiglia, quindi. Certo. Senti, dicevo appunto, partiamo dall'Under 18 d'eccellenza, perché è quella che quest'anno è impegnata fuori, ma non è il primo anno che vuoi fare attività fuori con le giovanili. Fuori intendo appunto nei campionati di eccellenza, in particolare in Toscana. Sì, ma io mi ricordo anche delle partecipazioni, per esempio, al Memorial Fabric, quindi. Guarda, quest'anno non riusciamo ad andare al Fabri, però sono almeno 4-5 anni che andiamo a gennaio al Fabri e ad aprile al Papini, insomma a Rimini ci sono degli amici, e quindi siamo tornati volentieri, sempre con squadre sotto leva, proprio per fare esperienza nell'anno successivo. È il terzo anno che facciamo eccellenza in Toscana con questo gruppo, diciamo il nocciolo del gruppo è del 2000, cominciato a fare Under 15, poi l'anno scorso Under 16 e poi quest'anno Under 18 eccellente. Quindi in Toscana, un campionato decisamente molto competitivo, soprattutto sotto il profilo dell'agonismo. Siamo contenti di questa cosa perché, come sempre, confrontandosi con i migliori si migliora. Quindi anche quest'anno la squadra, diciamo che a pochi 2000 di età, ci sono parecchi 2001 e anche 2002, quindi siamo sempre un po' sotto leva, però con l'idea di fare esperienza, di far maturare tre
presto, prima i nostri giovani. Certo, vedo che siete più a metà classifica con 4 vittorie, 4 sconfitte per ora, quindi sì, ci sono 3-4 squadre per noi, per stazza e per capacità tecniche, quindi quelle che sono in questo momento, insomma, Mezzana Siena, Bosco Livorno, c'è l'altra Siena, Pistoia, quindi quelle squadre lì sono decisamente più avanti di noi. Abbiamo fatto una buonissima prestazione l'ultima in casa contro Empoli, che è un'altra delle squadre, diciamo, di classifica alta, e poi abbiamo fatto un buon percorso contro le squadre che, insomma, contro cui potevamo vincere. Fino adesso l'abbiamo fatto, ne abbiamo vinte 4, ora giovedì ancora andiamo a Carrara, che potenzialmente è un'altra partita da poter vincere, quindi un derby, sì, e quindi diciamo che siamo in linea con quelle che erano le nostre aspettative. Poi abbiamo avuto un po' di problemi, avevamo un giocatore molto bravo che avevamo preso in foresteria, siciliano, che è stato con noi un mese, poi è andato e tornato, effettivamente è un giocatore molto interessante, voleva 20 punti a partita, che però poi per mille motivazioni è tornato a casa, e quindi diciamo che abbiamo fatto bene anche con un po' di assente, quindi ora speriamo che nel prosieguo con la squadra completa riusciamo anche a fare magari qualche risultato prestigioso anche con qualcuna di quelle che potenzialmente sono inarrivabili, via. Sì, perché magari poi nella seconda fase non so quante ne passeranno, probabilmente non è ancora successo, ovviamente. Sì, sì. Normalmente dalla Toscana ne passano 4, poi vanno direttamente all'Interzona e una spareggia. Sì, quindi noi è difficile, entrare, è difficile perché è decisamente competitivo, quindi però insomma diciamo che va bene, è quello per cui lavoriamo. Credo ci sia la Coppa Toscana, giusto? Quello per poi eventualmente la Coppa Toscana, per quelle che non si qualificano, giusto? Certo. Niente, vuoi parlarmi anche delle altre attività, altre annate, comunque cosa fare quest'anno? Partecipiamo a tutti i campionati, tranne l'Under 13, che comunque facciamo, no, qualche nostro tesserato lo fa con il dopolavoro ferroviario con cui siamo collegati, che si è riaffiliato quest'anno, quindi Scuola Basket Diego Bologna in linea di massima è collegata con altri 2-3 centri mini basket aspetto, quindi abbiamo creato un discreto movimento da questo punto di vista, e dopo lavoro ferroviario, diciamo, ha cominciato, si è riaffiliata quest'anno, ha fatto Under 13 maschile con una parte dei nostri tesserati, e anche Under 13 e Under 14 femminile, con anche lì con delle nostre tesserate. Noi abbiamo anche 3-4 ragazze, insomma, del 2004 molto brave, che giocano sia nell'Under 14 maschile che anche nelle squadre femminili. Noi partecipiamo a tutti i campionati, quindi Under 18 eccellente, Under 16, Under 15, Under 14 con due squadre, una che fa l'elite e una che fa il regionale, e poi Under 13, insomma, col dopolavoro ferroviario, però ci sono anche dei nonni. Non abbiamo fatto Under 20 per scelta, perché sì, abbiamo preferito, insomma, fare la Serie D, avevamo questa possibilità di, insomma, la Serie D, abbiamo preferito giocare con questo gruppo Under 18 eccellenza in Serie D. Praticamente abbiamo 3 ragazzi, diciamo, senior, ma giovani, insomma, di 25 anni, quindi che ci aiutano. Poi il gruppo per intero, 2000-2001 e anche qualche 2002, è sempre, insomma, nei 10, nei 12, in Serie D, quindi e anche lì stiamo facendo abbastanza bene. E appunto, cioè, volevo arrivarci a Serie D, ci sei arrivato da solo, diciamo. Anche lì, diciamo, più o meno metà classifica alta, diciamo, in questo momento. Sì. Qualche sconfitta per qualche punto, anche una vittoria per un punto a Valpetronio. Sì, no, abbiamo fatto bene a Valpetronio, una partita all'inizio avevamo praticamente per un quarto dominato, e poi siamo andati sotto anche di parecchio, poi alla fine siamo rimasti in partita e la nostra gioventù, anche un po' di incoscienza in fondo, insomma, ci ha fatto vincere la partita. Sì, quello. Poi abbiamo perso, direi, nettamente con My Basket, sì, secondo me è superiore a noi, anche come dal punto di vista anche proprio dell'atteggiamento, insomma, ci sono un po' più di uomini rispetto ai nostri ragazzi, anche con Villaggio Sport, una partita combattuta che però, insomma, non è mai stata in discussione. Mentre invece a Cogoletto domenica, insomma, abbiamo perso 3 punti, ma anche lì, insomma, ci mancava Tringale, che non ha potuto giocare, però probabilmente se fosse riuscito a giocare ci avrebbe dato una grossa mano, però
sono contenti questa Serie B, perché comunque i ragazzi stanno facendo bene, poi anche lì, insomma, il giocare spesso anche con giocatori, insomma, che sono scesi di categoria, di un certo livello, uomini comunque anche un po' più scafati, tra virgolette, nel modo di giocare, sicuramente ci aiuta. Noi siamo una squadra, ci manca un po' di lunghi, però siamo una squadra con dei lunghi un po' atipici, perimetrali, che tirano bene, abbastanza bene da tre punti, quindi penso che sia un campionato che ci possa far crescere, sono contento, probabilmente più ci farà crescere più questa Serie D che non magari la partecipazione Under 20, che poteva essere un po' più semplice, però probabilmente ci avrebbe dato meno, quindi sono contento. Tutto sommato anche, tra virgolette, come campionato arbitrato anche meglio, nel senso, senza nulla togliere l'Under 20, però è il secondo campionato segna della Liguria, c'è più attenzione anche da quel punto di vista lì, quindi la scelta anche in quella direzione lì è stata. E poi vabbè, ovviamente ci sono anche i rapporti con la società di Spezia, che in questo momento è seconda in C Silver, Tarros Spezia Club, diciamo. Lì c'è qualche ragazzo che può avere qualche chance di giocarsi dei minuti importanti, secondo te? Ma anche guarda, in futuro? Sai che noi con la Tarros siamo un rapporto da sono tantissimi anni, noi siamo la società satellite, anche se di fatto diciamo abbastanza autonomi come società, i rapporti sono assolutamente straconsolidati e solidi, e noi abbiamo i ragazzi che tutta la settimana si alternano un po' tra l'Under 18, la Serie D e la Serie C, insomma quelli un pochino più avanti, Tringale, Petani, Cirillo, noi abbiamo preso questo ragazzo serbo in prestito da Vado, Vukoja, adesso abbiamo in prova un altro ragazzo interessante bielorusso, però insomma questi ragazzi si allenano e qualcuno è riuscito a mangiare insomma, qualche minuto, a ottenere qualche minuto in C, chiaramente la Tarros è chiaro che fa sempre un campionato di alto livello, di alto livello, quindi non sempre ci sono le occasioni per poter giocare per i giovani, però diciamo che insomma in questo momento Tringale sicuramente è quello più indicato anche dal punto di vista della struttura fisica per poter ottenere, insomma, conquistarsi qualche minuto in C Silver con la Tarros di Padova. Insomma c'è la Serie D che comunque assolve in questo momento quel compito lì, però il rapporto è consolidato, l'idea del presidente Caluri è quella poi comunque di riuscire a salire magari un pochino di livello, e spero, mi auguro che ce la farà, per poi insomma dare possibilità veramente ai ragazzi di poter giocare con un po' più di tranquillità, senza l'obbligo di dover vincere qualcosa, e quindi diciamo che siamo dietro a questo progetto, a questo programma, tutti insieme cerchiamo di portarlo avanti. Bene, insomma, molta carne sul fuoco, ovviamente, c'è molto da fare, però insomma qualche soddisfazione mi pare che sia. Bene, ti ringrazio coach, io spero ci sentiremo durante l'anno, io quest'anno vorrei seguire un po' di più, diciamo, anche questa attività specialmente di eccellenza, e quindi magari ci risentiremo. Va bene, grazie a te e soprattutto i complimenti che penso insomma tutti ci faranno, sono doverosi per il tuo blog, che comunque è veramente sempre aggiornato, sempre allineato con le cose che succedono, e soprattutto aiuta enormemente insomma lo sviluppo e la promozione del nostro movimento ligure, quindi insomma complimenti assolutamente. Grazie, lo speriamo. Magari la taglio, perché sennò poi la lascio. No, vai, lascia. Ti ringrazio, ti saluto e in bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi il lupo, grazie. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao.